Un'opera grandiosa che si inserisce nell'attuazione della bonifica del Volturno che il regime sta portando a termine è il grande zuccherificio di Capua, sorto in soli 6 mesi su progetto di un tecnico italiano, con materiali e macchinari italiani. Con la materia prima di cui ha bisogno, lo zuccherificio guadagna nuovo terreno all'agricoltura intensiva, poiché sono interessati alla coltivazione della barbabietola oltre 5.000 agricoltori e contribuisce direttamente all'aumento del patrimonio zootecnico per le nuove possibilità di alimentazione derivanti dallo sfruttamento del fogliame e delle polpe essiccate, residuato della lavorazione. Dal punto di vista strettamente industriale, lo stabilimento presenta il vantaggio di una produzione di zucchero finissimo, non soggetto ad ammassamenti o alterazioni di nessuna specie, e quello di un processo di lavorazione che permette di ottenere direttamente lo zucchero tipo raffinato senza passare attraverso i costosi impianti di raffinazione.